Un benvenuto al Passo dello Stelvio, all'Albergo Pirovano, al maestro Beppo Dossicchio, che non ha bisogno di presentazioni, e a Severino Doppio, presidente dell'Accademia Tesla. Iniziamo con le loro testimonianze. Sì, buongiorno a tutti. È il secondo anno consecutivo che siamo ospiti dell'Hotel Pirovano e siamo molto felici quest'anno di poter finalmente portare un avvenimento secondo noi straordinario, che è quello del canto delle piante, con un ospite veramente di eccezione. Con Paolo Lorenzini e tutto lo staff dell'Hotel Pirovano ci siamo mossi affinché questo bellissimo evento possa avere un successo anche mediatico, che è molto importante per sensibilizzare coloro che ci seguono. Quando è l'avvenimento, Severino? 26, sabato 26, inizieremo con la presentazione alle ore 10. Cioè domani mattina, Eh allora. sì, domani mattina si inizia, si Ci siamo comincia, quasi, ci allora. siamo, oggi facciamo gli ultimi preparativi e i ritocchi per far sì che domani sia una giornata spettacolare e siamo accompagnati anche dal tempo, che è meraviglioso. Grazie Severino. Adesso siamo col maestro Peppe Versicchio. Dicevo, non ha bisogno di presentazioni, ma vorrei da lui il perché lui è qua, in questo posto meraviglioso, in questo tetto d'Europa, su questo tetto d'Europa. Ma sicuramente intanto perché mi avete invitato e vi ringrazio, perché è straordinaria la vista, è straordinaria l'aria, è proprio là, e anche la condizione direi abbastanza unica. Sono qua perché i miei studi sulla musica armonica naturale e sugli effetti che hanno sugli organismi viventi incrociano le ricerche anche di Severino e di altri amici. L'idea di verificare in questa struttura che si chiama geode, una struttura particolare che accoglie delle piante, l'idea di verificare qual è l'impatto del suono musicale con le loro emissioni rilevabili attraverso un'attrezzatura e quindi qual è il loro canto in relazione a quello che noi col nostro linguaggio cerchiamo di manifestare come affetto, come vicinanza a loro, sarà secondo me una straordinaria emozione. Esiste un'attrezzatura oramai nota, insomma, che traduce i segnali elettrici che le piante emettono, li traduce in radice dodicesima di 2, è un po' è il sistema che abbiamo noi per fare musica, la famosa scala dell'ottava divisa in 12 parti. E noi vedremo come possiamo in qualche modo tradurre il loro segnale per noi e scoprire se veramente le piante interagiscono con i nostri segnali volontari, quindi con quelli che possono essere sia i suoni sia i colori. Questo è un primo passo verso una sensibilità al rapporto che dovremmo avere con tutta la natura che ci circonda. Vorrei solo ricordare che nella biomassa che è sulla terra, le piante vegetali costituiscono il 97%. 2% sarà tra animali e insetti. E l'uomo è meno dell'1%, ma l'uomo ha la capacità di alterare questi equilibri, di gestirli, quindi è giusto far sapere quanto è importante quello che abbiamo intorno. Siamo perciò nel Parco Nazionale dello Stelvio, che è il parco nazionale più vasto d'Europa, e anche questa, diciamo così, non è stato un caso, perciò siamo in mezzo alla natura qui. Mai è un caso. Io scopro sempre di più che esiste una via che ognuno di noi è in grado di intraprendere, è una via che ci guida verso le cose giuste e le cose belle. Basta solo disporsi nella condizione giusta. Perciò un invito a tutti, penso, perché possano venire domani per sentire dalla vostra viva voce queste grandi novità. Perciò diamo un arrivederci. Un arrivederci a domani. Un arrivederci a Arrivederci a domani. domani. E vi aspettiamo. Grazie di cuore, grazie veramente di Grazie a te, cuore. Paolo. E buona giornata a tutti e a domani. Grazie. Grazie, grazie.